Ben ritrovati i nostri video ascoltatori qui nel nostro canale ufficiale di YouTube Open Titus e vediamo l'ultima rilasciata, l'ultima release di Ubuntu 16.10. Beh, che dire, che differenze ci sono tra la 16.10 e la 16.04.2 LTS? Sostanzialmente nulla, assolutamente nulla. Infatti, come potete vedere, l'unica differenza che è presente, che adesso non posso nemmeno farvi vedere, è quella. Innanzitutto vi faccio vedere che ci troviamo appunto su Ubuntu 16.10, perché giustamente uno potrebbe dire no, non è così. Ecco qui, questa è la versione che abbiamo appena installato, quindi rileva un po' quelle che sono le caratteristiche del mio PC, ma non è quello che ci interessa. Come vi stavo dicendo, appunto, quando voi andrete per installarlo e lo avrete appunto installato, partite con la schermata di login, in questa cosa sarà sempre il login quello predefinito di GNOME della sessione di Ubuntu. In questo caso vi darà la possibilità di poter utilizzare Unity 8 anziché Unity 7. In questo caso io sto utilizzando Unity 7 perché Unity 8, almeno per il mio parere e per la mia esperienza, è completamente inutilizzabile. Sarà forse il mio PC che sarà datato, non lo so, ma sta di fatto che io, utilizzando un portatile e utilizzo un touchpad per muovermi, risulta abbastanza farraginoso, abbastanza difficoltoso poter utilizzare il mouse, si muove in maniera molto lenta o sconclusionata. Quindi no, non ci siamo assolutamente per quanto riguarda Unity 8. Per questo siamo rimasti col 7. Ovviamente abbiamo cambiato qualche parametro, la launch bar l'abbiamo messo qui alla base, poi magari vi spiegherò in un altro momento come è possibile far ciò, però come ho detto nessuna miglioria sotto questo aspetto, quindi se installarlo o meno io direi di aspettare ovviamente alla LTS successiva. Ovviamente questa è una versione beta, quindi sicuramente, o meglio, sono presenti dei lag, alcuni di questi li ho disabilitati, erano dei lag impercettibili, quindi li ho annullati all'inizio del sistema. Alcuni avevano a che fare con la schermata di accesso, quindi basta semplicemente ignorarli e tutto fila liscio, almeno tutto fila liscio per il momento. E quindi, come vi dicevo, Unity 8 io dico che si applica molto bene per quanto riguarda un'interfaccia davvero smart, tablet, infatti è stato concepito per questo scopo, per questo obiettivo. Ma per chi utilizza come me un ambiente desktop tradizionale, convenzionale, è ovvio che non va assolutamente bene, almeno per il momento. Ubuntu sta cercando in tutti i modi, e lo sta e si sta vedendo, Canonical in questo caso, di spostarsi nell'universalità di un sistema operativo, cosa che è riuscita in ultimo a fare Windows 10, adesso sta cercando di farlo anche Canonical, e lo sta facendo appunto attraverso questo Unity 8 che vuole unire computer, smartphone e tablet tutti insieme in un'unica interfaccia. Siamo ancora alle fasi primordiali, comunque nulla di nulla di serio ancora, quindi io direi assolutamente di attendere ed aspettare. Per quanto riguarda il consumo di risorse, beh, il consumo di risorse è sempre il solito, basta andare monitor di sistema, vedete, ho aperto soltanto un programmino, vedete 1,2 GB, quindi occupa sempre una buona fetta di RAM che avete a disposizione. Come sappiamo GNOME Desktop non è dei più leggeri, altrimenti ci saremmo spostati su altri desktop, ne ho a disposizione 3, quindi tranquillamente posso utilizzarlo, ma se avete problemi ci sono tantissime altre distribuzioni di Linux dove sono state già recensite nella nostra pagina di YouTube Open Titus. Penso che sia tutto, ma veramente tutto, perché c'è poco da dire.
vedremo nei dettagli altri particolari nei video più avanti. Un saluto a voi tutti dal vostro OpenTitus qui su YouTube. Ciao!